i contatti che queste persone hanno avuto, quindi addirittura è anche considerato uno strumento materiale archivistico, soprattutto per quanto riguarda, se qualcuno studia soprattutto il periodo della prima e della seconda guerra mondiale, le cartoline soprattutto che scrivevano dal fronte sono un elemento importantissimo per poter ricostruire il periodo storico. Ecco, ho quasi l'impressione che sia ormai, come dicevo prima, un elemento che sta scomparendo. Quindi cosa devo dire? Devo ringraziare tantissimo, ecco, l'Associazione Carmagnola che ha dato l'importanza alla cartolina. E soprattutto magari sarebbe anche bello che noi, che magari ci teniamo, ritornassimo a utilizzare questo strumento, perché e lo insegnassimo magari ancora ai nostri figli. Quando noi andiamo in vacanza, invece di mandare l'SMS, mandiamo la cartolina, perché come diceva anche l'architetto Boschi, importante la cartolina e anche il francobollo, quindi si uniscono tutta una serie di strumenti molto importanti, indubbiamente importanti per coloro che hanno a cuore la memoria, perché la cosa importante di tutto questo nostro percorso è ricordare e fare conoscere. Quindi vorrei ringraziarvi ancora, ringraziare tutta la collaborazione di tutte le persone, soprattutto anche dei collezionisti, i quali spesso vengono così non, un po' bistrattati, sottovalutati, come dice giustamente l'architetto Filippini, ma fanno un grande lavoro perché purtroppo gli archivi non sono in grado di recepire ormai tutto il materiale che c'è. Quindi cosa devo dire? A nome dell'amministrazione e del sindaco Groi qui presente, grazie a tutti voi per questo importante apporto. Grazie. Devo dire che noi come associazione siamo perché la cartolina viva, infatti ne abbiamo sempre riprodotte anche attuali, proprio per fare in modo che anche l'epoca attuale verrà ricordata tramite le cartoline. Per cui cerchiamo di diffondere la cartolina, l'uso della cartolina. Noi facciamo il possibile proprio per questo, perché ci piace, è una nostra passione, per cui giustamente i collezionisti tipo Baccherassi, purtroppo Luciano non è qui presente, però sono 40 anni che le sta raccogliendo, per cui diciamo, i suoi frutti si sono realizzati adesso, perché con Luciano mi ricordo un po' di anni fa avevamo fatto una scommessa, perché si vedeva in giro che ogni paese, anche più piccolo, faceva questi libri sulle cartoline. Castellano non l'aveva mai fatto, per cui anche una scommessa fatta con Luciano, perché lui non pensava che non venisse mai realizzato un libro sulle cartoline. Per cui ci fa piacere come associazione che questo suo desiderio sia stato esaudito. Poi ecco, penso che sia un libro anche utile per i cittadini in questo momento di crisi, di problemi, anche rilassarsi un attimo con queste tematiche. Io penso che sia anche utile dal punto di vista culturale per far crescere la mente. Dunque c'era un intervento del sindaco che però se vuole dire due parole, poi c'è Boschi purtroppo non c'è e neanche Baccherassi, per cui ecco, al limite adesso vi facciamo vedere una rassegna di alcune fotografie presenti. Grazie. Questo rito dei saluti, volevo che oggi fosse un po' semplificato, visto che aveva già parlato l'assessore, volevo anch'io esprimere l'apprezzamento dell'amministrazione comunale. Io ho avuto modo fin da piccolo di vedere questa bellissima raccolta delle cartoline proprio da Luciano Baccherassi, che è una passione incredibile, che ha fatto una raccolta bellissima di queste cartoline e che oggi, dal punto di vista dell'amministrazione comunale, devo dire è molto interessante perché possiamo, attraverso queste cartoline, rivedere alcune zone del paese e capire un po' com'erano per cercare di darle magari delle sembianze. Che possono essere in continuità. In questi giorni abbiamo lanciato un'iniziativa come amministrazione comunale, come avrete avuto modo di apprendere anche dalla stampa, Adotta un Tiglio. Cioè avevamo intenzione di supportare il viale di accesso del paese, dall'Alpino a Castenedolo, piantumando nella parte sinistra il filare di tigli che manca fin dai tempi, come giustamente spiegava l'architetto Filippini, di quando c'era il tram, poiché appunto
la realizzazione di un nuovo filare di tiglia non avrebbe consentito il transito del tram. Ora il tram non c'è più, quindi credo, con un po' di ritardo, però possiamo completare appunto il viale di accesso al paese. E vedendo appunto le cartoline del passato abbiamo scoperto, appunto anche stamattina lo vedevamo, che i tigli sono stati piantati, quelli che ora ci sono, quelli che appunto ci sono oggi, negli anni 20, dagli anni 20 agli anni 30. E quindi abbiamo fatto memoria, perché non c'è nulla di scritto, si va un po' attraverso questi documenti. E quindi l'idea che ci siamo fatti è che tornando al passato avremo fatto un progresso rispetto appunto alle cose che abbiamo in animo di realizzare. Quindi, complimenti davvero per questa ennesima iniziativa. Questo è un libro che credo ogni famiglia dovrebbe possedere, così come la mitica storia di Zanzanolini di Castenedolo, perché sono cose molto belle e che appunto è bello vedere appunto come ricordi, come tradizione. Grazie e buon lavoro a tutti.